Ciò che sconcerta in questi giorni, in queste ore, è senza dubbio il silenzio di Renzi. Il grande twittatore non parla più, ha perso la facoltà di twittare. Il Presidente del Consiglio è segretario del Partito Democratico da dicembre del 2013 e il Partito Democratico è devastato da indagini, è devastato da condanne, è devastato da richieste di rinvio a giudizio. Il PD, a tutti gli effetti, è un tappo, un blocco allo sviluppo sociale, culturale e economico del paese. Come segretario devi prenderti le tue responsabilità e questo Partito Democratico è devastato ed è devastato dal 2013. Il rinnovamento è peggio di quello che c'era prima, è peggio di quello che c'era prima. E allora Renzi deve parlare, deve prendere responsabilità e chiediamo di far dimettere la sua maggioranza in consiglio regionale. Se vuole, lo dico senza troppa ironia, possiamo preparare il notaio così come hanno fatto a Roma. Saremo noi a fornirlo, il notaio, tutto a spese del Movimento 5 Stelle. E io credo che dovranno valutare anche il commissariamento del Partito Democratico in Campania. E un grande commissario potrebbe essere Beppe Grillo. Vi consiglio di usare la metodologia del Movimento 5 Stelle. A me risulta che la giustizia italiana, che la legge italiana sia garantista. Non credo che debba esserlo la politica. Noi dobbiamo assumerci una responsabilità politica nei riguardi dei cittadini. De Luca ha sporcato le istituzioni con una menzogna gravissima e questo è un fatto certo che è incontrovertibile. Lui ha utilizzato canali istituzionali, quindi un comunicato stampa, una nota ufficiale della giunta regionale per raccontare ai cittadini campani, al suo stesso partito, alla stampa, la menzogna più grave, ossia che il suo capo segreteria si fosse dimesso semplicemente per un eccessivo carico di lavoro e ha continuato a sostenere la menzogna nel perfetto stile del personaggio che lui incarna, fino a che non è stato clamorosamente smentito dal fatto che la notizia è uscita su tutti i giornali. Poi ha continuato a raccontare la sua bugia, alla quale ne ha aggiunto quella che noi riteniamo essere un'altra pezza a colori insostenibile, e cioè che lui non sapesse niente. Voi immaginatevi una persona, anzi un personaggio come De Luca, che si circonda di fedelissimi, ebbene il suo fedelissimo in primis viene indagato, ci sono perquisizioni in regione, è implicato in un'indagine per corruzione del giudice che fa parte del collegio giudicante della sentenza sulla sospensione di De Luca. Secondo voi è plausibile che questo personaggio non abbia informato il suo capo? Per noi no, e quantomeno c'è un dubbio troppo forte che non consente più la prosecuzione serena di questa legislatura. Abbiamo presentato questa mozione di sfiducia, per poterla portare in consiglio occorrono le firme di un quinto dei componenti del consiglio regionale. Noi siamo in sette, ne bastano altre quattro, quindi il nostro appello è stato ed è a trovare altre quattro persone che abbiano veramente a cuore la legalità e la trasparenza in Regione Campania, che vogliano liberare la Regione Campania da questo oltraggio perpetuo che si chiama Vincenzo De Luca e che siano disposti a firmare le nostre dimissioni. Probabilmente nessuno sosterrà la nostra mozione e a questo punto io mi chiedo perché. Se perché queste persone sono attaccate alla loro poltrona. Noi facendo questa battaglia stiamo mettendo in discussione la nostra stessa permanenza all'interno del Consiglio regionale. Questo vuol dire libertà, questo vuol dire libertà, vuol dire mettere innanzi a tutto la legalità e la trasparenza e il rispetto delle istituzioni. Noi lo possiamo fare, gli altri evidentemente non hanno questa libertà, forse perché 9.000 euro al mese fanno comodo a tutti. Noi siamo liberi perché dopo 2 mandati ce ne torniamo a casa. Per gli altri questo può essere l'inizio, la prosecuzione di una carriera ventennale, trentennale, dove appunto si sta lì dentro sulla pelle dei cittadini e probabilmente non si lavora neanche nell'interesse dei cittadini. Vincenzo Luca rappresenta il fallimento di quella famosa stagione dei sindaci che iniziava nel 93, quando si pensava che fare un sindaco che avesse pieni poteri potesse sbloccare la democrazia. E questo è il prodotto di quella stagione dei sindaci. Abbiamo prodotto dei mostri. De Luca è il più grande di questi mostri. E allora questo mostro adesso ce lo abbiamo in regione, dove con quel sistema di potere lui pensa di poter gestire le cose. Una regione che ha una disoccupazione giovanile tra le più alte d'Europa, una regione dove ci sta la più grande e alta povertà dei bambini. La regione numero uno, il rapporto di Save the Children dice questo. E noi dobbiamo pensare ai guai giudiziari di De Luca e
che era evitabilissimo perché bastava non candidare chi era condannato in primo grado. E allora per queste persone veramente non c'è più il tempo. Questo Partito Democratico con questa modalità è proprio il tappo che blocca lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.